per Dentro Franciacorta abbiamo partecipato questa sera al brindisi inaugurale della stagione di Greenland. Stefania, il brindisi e adesso si parte. Siamo veramente contenti e emozionati di partire il Festival Greenland che percorrerà 12 comuni della Franciacorta fino a fine luglio. Siamo qui a Palazzolo, al Teatro Sociale, in un gioiello, in un teatrino veramente speciale, con un spettacolo altrettanto speciale che è l'Otello Pop Tragedy con Carlo Decio. A partire da stasera, quasi tutti i weekend saremo nei vari comuni con diverse proposte di teatro, danza, musica, circo e siete tutti benvenuti e vi aspettiamo. La programmazione completa la potete trovare in greenlandfestival.it e seguiteci sui nostri social. Com'è stato organizzare questa stagione? Quanto impegno ci è voluto? La stagione, noi stiamo lavorando sul territorio della Franciacorta insieme a Teatro Telaio e Bazzini Consort e come fabbrica sociale del teatro già da molti anni. Quindi nasce da una sinergia con le amministrazioni e con la comunità che si è unita in questo festival e che speriamo che sia un punto di inizio per future edizioni, future iniziative. Il lavoro quindi inizia come una formica poco a poco e la programmazione abbiamo iniziato a prepararla già nel mese di novembre e dicembre dell'anno scorso. La preparazione più diciamo di produzione e organizzazione, direi che già a febbraio abbiamo iniziato a capire tutte le dinamiche e anche le caratteristiche degli spazi, anche perché questo festival non sarà solo in teatro come stasera, ma parteciperà in eventi pubblici, quindi in piazze, in cortili, in giardini, e proprio per essere più accessibile e vicino alla gente possibile. Questa è una sfida ovviamente ben distinta che nell'essere dentro un teatro, perché bisogna considerare condizioni di luce, per esempio, d'estate ovviamente il sole tramonta più tardi, ma per uno spettacolo ovviamente è più complicato. Il suono, come potete sentire, è anche un fattore importante, quindi bisogna considerare anche le vicinanze, per esempio a chiese, gli orari, le strade. È una bella sfida, motivante, e approfitto l'occasione di ringraziare tutto il team che mi affianca e mi accompagna in questa grande sfida, perché senza di loro il festival sarebbe impossibile. Carlo, dopo il brindisi che apre la stagione, finalmente stasera sul palco. Quali emozioni per la prima? Grande emozione, bellissimo aprire questo festival e farlo poi con un testo così di Shakespeare, con Otello e raccontare questa storia davanti a questo pubblico e dare il là e lanciare questa serie di spettacoli che se non sbaglio sono circa 24, sarà bellissimo. Teatro, un punto dolente della nostra cultura, come possiamo avvicinare il pubblico al teatro? Beh, innanzitutto convincendo i giovani, i ragazzi che il teatro è per tutti, che a teatro ci si può divertire, che teatro è bello, che teatro è crescita. Quindi, soprattutto, diciamo, noi lavoratori dello spettacolo, noi teatranti, con spettacoli belli, accessibili a tutti e non troppo complicati, questo è un buon modo per portare il pubblico a teatro e convincerli che è anche per loro, anche per i più giovani. E poi portarlo sicuramente nelle scuole, abituarli, e che il teatro dal vivo è una cosa meravigliosa, uno spettacolo, un'emozione unica ed essere lì con altre persone e poter ridere insieme, commuoversi e sentire l'energia del pubblico non è come stare chiusi in una stanza o in un salotto, è ben diverso, è più emozionante e vale la pena viverlo. Hai parlato di chiusure, veniamo da 2 anni difficili. Eh sì, sono stati 2 anni difficili, però devo dire che la categoria ha resistito, ha combattuto e oggi è ancora più bello essere qui e questa cosa ci ha riportato poi al vero senso e all'importanza del teatro, degli spettacoli dal vivo, quindi anche i concerti, musica e qualunque forma d'arte in cui il pubblico incontra gli artisti. 2 anni difficili che però ci hanno rinforzato.